Eccoci qui, buonasera, secondo appuntamento con Terzo Tempo News. Cominciamo con ringraziare i tantissimi, Cristina, che ci hanno seguito nella prima puntata. Assolutamente, non ci aspettavamo, sapevamo di essere seguiti, ma non ci aspettavamo di essere così seguiti. Quindi questo non ci può fare altro che piacere, assolutamente, anzi, più che ringraziarvi non Beh, possiamo. sì, effettivamente non possiamo che essere contenti di tutto ciò. L'intervista a Nicola Ragno ha poi sollevato diversi commenti. Io preciso subito che abbiamo chiesto alla società, al Bisceglie Calcio e nella fattispecie al presidente Nicola Canonico se volesse replicare, uso questo termine, questo verbo tra virgolette. Il club ha preferito di no, quindi noi abbiamo fatto comunque il nostro dovere. Più che altro ci interessava ascoltare dalla voce di Nicola Ragno un commento sulla stagione Sì. presa in totale considerazione. Poi è chiaro che quello che è accaduto nel frattempo è divenuto di un certo rilievo, tanto che ne ha parlato anche Sky Sport sul suo sito, anche se le cose che sono state riportate non sono esattamente quelle che sono accadute. Si sa che è È difficile evidente poi che, riportare diciamo, tutto. non essendo sul posto come noi, diciamo, le questioni sono un po' più. Vengono conosciute per interposta persona, quindi è ovvio che i fatti riportati da Sky Sport non siano l'esatta, non sono l'esatta storia di come si è svolta. Sì, perché semplicemente si parla di un esonero via Facebook, in realtà non è un esonero, perché comunque la stagione era terminata, è una mancata riconferma e tra l'altro non si tratta di un qualcosa arrivato via Facebook, ma tramite il canale ufficiale Il della società, sito che è il sito ufficiale. internet, cosa diversa da un semplice post su Facebook, che è comunque un articolo vero e proprio all'interno di forzabisceglie.it, che è il sito ufficiale curato dal nostro caro amico Alessandro Luciani Alessandro. Passeri, che naturalmente fa l'addetto stampa della società e quindi dà voce ufficialmente alle opinioni della società, come è giusto che sia. Abbiamo voluto intitolare questa puntata Bisceglie Calcio i due nodi, stadio e allenatore. Vogliamo parlarne con voi, speriamo di ricevere anche tanti commenti, tante interazioni, tante domande, perché molti tifosi nerazzurri si stanno chiedendo, Cristina, cosa ne sarà innanzitutto dello stadio Gustavo Ventura, perché è terminata la stagione, il Memorial Biscalo è stato l'ultimo evento in programma, ne abbiamo parlato proprio nella puntata di ieri, Mie. il Memorial Biscalo che si è svolto sabato, mentre venerdì c'era stata la gara di atletica, i campionati di società esordienti. Esordienti, sì. Quindi, allo stato attuale delle cose, il Gustavo Ventura è un impianto che può essere tranquillamente sottoposto a lavori, perché non ci sono eventi ufficiali in In programma, programma. tanto che anticipo un avvenimento che seguiremo particolarmente da vicino, il Memorial Pino Lo Sapio, organizzato da Donuva, questo torneo di calcio giovanile che ha già toccato alcune edizioni, che seguiremo, si svolgerà sui campi della Pescandora e non al Al Gustavo Ventura. Ventura, come era parso che potesse accadere. Tra l'altro, nel corso della settimana ospiteremo in redazione Emanuele Troilo del Donuva, che spiegherà meglio un po' come andrà questo Memorial Pino Lo Sapio. L'appuntamento è per domenica 11 giugno. Tornando a Bisceglie Calcio, cominciamo con i nodi. Il nodo stadio è un nodo importante perché ora l'impianto è disponibile per i lavori, si potrebbe già cominciare a fare qualcosina, pensiamo a quello che c'è da fare fuori, ovvero i tornelli e la videosorveglianza, però Cristina, questi lavori non partono ancora, bisogna preoccuparsi. Secondo me sì, perché certamente iniziare la stagione in un campionato professionistico, quindi in una nuova esperienza e non cominciare con il calore del proprio pubblico, non cominciare sul proprio terreno di gioco, secondo me potrebbe essere un qualcosa che ci gioca a sfavore. L'abbiamo visto con l'Unione quest'anno, il fatto di dover giocare praticamente tutte le gare fuori casa o comunque su terreno neutro. Diventa Beh, difficile, sì, diventa effettivamente. difficile per la squadra, per la dirigenza alla fine, che comunque deve sovvenzionare i costi degli spostamenti. Diventa difficile anche per i tifosi seguire i ragazzi, perché comunque magari verremo ospitati, Bisognerà capire, chissà chissà dove. eventualmente. Noi speriamo che tutto ciò non accada perché comunque
trovare un impianto nelle vicinanze che abbia i requisiti per ospitare la Lega Pro, anzi la Serie C, non è facile, perché bisogna rispondere a determinate caratteristiche che pochissimi stadi hanno dalle nostre parti, ovviamente gli stadi di quelle città che hanno una squadra in Lega Pro, pensiamo ad Andria, pensiamo a Monopoli e pensiamo ovviamente anche a Bari. Questo è il nodo stadio che ovviamente andrà risolto anche con l'apporto, l'intervento assolutamente imprescindibile dell'amministrazione comunale. Il sindaco Spina ha assicurato più volte che i lavori ci sarebbero stati, sono state stanziate anche delle risorse, è stato presentato un progetto sul quale peraltro noi abbiamo avuto un'opinione positiva per quasi tutto quello che riguarda le opere che si intendono realizzare, con un piccolo punto interrogativo sulla tribuna stampa, perché non si è capito bene come verrebbe realizzata, perché è una cosa che ci riguarda direttamente. C'è qualche piccolo punto interrogativo, però in fondo questo stadio, per come era stata ipotizzata l'opera di restyling, ci piaceva. Il problema è che siamo al 6 giugno oggi e non si intravede l'inizio dei lavori. Sicuramente è preoccupante come situazione, perché penso che non siano dei lavori da prendere alla leggera, da fare di fretta. Quindi sicuramente è necessario che i lavori prendano il tempo di cui hanno bisogno. E visto che comunque la stagione inizierà già a settembre, io credo che sarebbe opportuno iniziare subito, il prima possibile, perché lo stadio ci serve. Come ho detto prima, iniziare una nuova avventura in un nuovo campionato con delle avversarie praticamente tutte nuove ci servirebbe comunque giocare in casa, perché giocare in casa ha il suo lato positivo, è il lato positivo del calcio, secondo me. Quello che può fare intanto però la società nerazzurra è certamente individuare l'allenatore, il responsabile della squadra. Salutiamo Domenico Ferrante, che infatti scrive: bisogna sollecitare velocemente, chiedere cosa ostacola all'inizio degli interventi e cercare di risolvere in fretta. Ti ringraziamo per quello che hai scritto dopo, caro Domenico. Certo, il nostro obiettivo è semplicemente cercare di capire quando inizieranno questi lavori, perché prima cominciano, prima finiscono, meglio è per tutti quanti, anche perché gli appuntamenti che, e non solo sportivi, apro una piccola parentesi, gli appuntamenti non solo sportivi che ci ritroveremo in questa estate, che sarà particolare e lunga, sono di rilievo, perché seguendo Biceglie Viva avrete capito a che cosa mi riferisco. Apro questa piccola parentesi: è ormai quasi certo che andremo alle elezioni politiche o il 17 o il 24 settembre, perciò saranno tante le cose da vedere, da seguire anche sotto il profilo giornalistico per noi, in un momento di grandissima trasformazione. Quindi speriamo che il Biceglie giochi al Ventura, così un problema di meno. Sì, un problema in meno sicuramente. Capitolo allenatore. Questa mattina Enzo Tamborra su Repubblica ha tracciato un po' il bilancio di... prendo il giornale intanto. Enzo Tamborra su Repubblica ha tracciato il bilancio della situazione per quanto riguarda la Lega Pro delle formazioni pugliesi. Anche Lecce fuori, la Puglia si consola con Foggia e Biceglie. Biceglie, dominatore del girone H di Serie D, a guidare i nerazzurri potrebbe esserci Nunzio Zavettieri, uno dei due tecnici del Bari della Remontada. Cristina, il nome di Zavettieri continua a circolare, qualche organo di stampa sostiene che però la pista si sarebbe raffreddata. Qual è, secondo te, a prescindere dai nomi, l'identikit dell'allenatore utile alla causa del Biceglie? E condividi l'opinione del presidente Canonico di cercare un tecnico già esperto, oppure sei anche affascinato dall'ipotesi magari di vedere sulla panchina stellata un trainer che non ha mai allenato in Serie C? Allora, io personalmente, come ho già ribadito più volte, avrei riconfermato Ragno, perché personalmente io ho seguito tutta la stagione e credo che quello che ha fatto Ragno è stato un vero e proprio miracolo. Ha dimostrato di saper rischiare, di sapersi adattare alle situazioni, ha dimostrato un'attitudine con questi ragazzi che
difficilmente io ho visto in altri allenatori. Quindi io magari avrei riconfermato Ragno per dargli la possibilità di mettersi alla prova con un campionato quale quello di Serie C, pardon. Quindi io avrei riconfermato adesso, Ragno. E adesso? Adesso non lo so. Magari un allenatore che già ha esperienza con questo campionato potrebbe esserci utile, soprattutto nelle prime fasi in cui comunque va inquadrato un sistema di gioco, va inquadrato comunque un nuovo campionato che sicuramente non è il campionato di Serie D, si tratta di professionisti, si tratta di un qualcosa di completamente diverso. Però magari un allenatore che non ha mai sperimentato questo campionato potrebbe essere più motivato a fare bene, più motivato a centrare un obiettivo, che sappiamo tutti non essere la promozione, cioè al nostro primo campionato. Beh, sicuramente, è la salvezza. Il nostro obiettivo è la salvezza, è comunque sondare un po' il terreno, capire dove possiamo rischiare, dove dobbiamo andarci con i piedi un po' più di piombo. Quindi penso che sì, un allenatore tra virgolette inesperto, un allenatore esordiente sulla panchina della Serie C potrebbe essere qualcuno che ha qualche motivazione in più a far bene. Vedremo come andrà. Intanto i nomi che circolano sono sempre, abbiamo detto di Zavettieri, abbiamo detto di Dino Bitetto, lo ricordo, ha allenato il Bicelli negli anni 90. Io ingloriosamente sono costretto a dire che già seguivo da giornalista il Bicelli e Calcio in quelle annate. Dino Bitetto che poi andò a guidare altre formazioni, ricordo una partita simpaticissima sul campo neutro di Barletta, credo fosse il 1995, una partita col Castrovilla, di Castrovilla era allenato da Dino Bitetto, finì 1-1, giocammo in campo neutro a Barletta per una squalifica 95-96. Vincenzo Popolo, ti ringrazio perché ci stai seguendo e soprattutto perché ci avevo preso, ricordavo il 95, effettivamente 1995-96, credo fosse proprio il 95 perché eravamo nel girone d'andata. Per quanto riguarda altri nomi play-out che sono circolati, no, i playout non li abbiamo fatti col Castrovilla, li abbiamo fatti col Formia, Vincenzo. Comunque, per quanto riguarda i nomi circolati, c'è anche Karel Zeman, si è parlato, sì, questa ipotesi anche ieri, in un certo senso esotica o comunque evocativa di tante cose, quella di Karel Zeman che ha guidato la Regina. Poi è spuntato questa mattina il nome di Massimo Costantino che ha allenato la Vibonese che ha però dovuto lasciare il campionato di Serie C perdendo i playout, la serie di playout col Catanzaro. Come vedi, Cristina, andiamo in senso opposto a quelle che magari sono le tue aspettative, perché si tratta comunque di tutti allenatori che hanno un trascorso nel campionato di Serie C. Un'altra battuta su Nicola Ragno. Questa, sotto il profilo del comunicativo, questa improvvisa pubblicità, secondo te farà bene a Nicola Ragno? Cioè susciterà curiosità questo allenatore che... Io penso proprio di sì, visto che comunque i riflettori dei media nazionali, perché sappiamo che Sky è un media che comunque leggono in tutta Italia, il fatto che comunque i riflettori siano puntati su questa questione, abbiano sottolineato quello che è stato il percorso di Nicola Ragno sulla panchina degli Stellati, secondo me gioverà alla carriera di Ragno. Io l'ho già detto e ci tengo a ribadirlo, magari fra un paio d'anni, se non direttamente l'anno prossimo, noi Ragno ce lo ritroviamo di fronte su qualche panchina. Potrebbe proprio essere. Per quanto riguarda il campionato di Serie D, non avevamo parlato ieri della vittoria dell'Altamura per 2-0 nella finale d'andata di Eccellenza sul San Giorgio a Cremano, ci sarà il ritorno domenica e l'Altamura ha delle grosse possibilità di vincere il campionato di Eccellenza e quindi salire in Serie D e soprattutto giocare un derbucolo, un derbino particolare col Gravina. Il prossimo campionato di Serie D tra Cerignolo, Gravina, Altamura, le altre foggiane, pensiamo a Madrepietra, si parlava addirittura di una possibilità di trasferimento del titolo del Madrepietra a Barletta, però pare che sia già tramontata. Pensiamo al Nardò, sarà veramente un bel campionato di Serie D, vedremo quale sarà la composizione del girone H.
Lasciamo il calcio per un attimo per aprire una piccola parentesi che riguarda tutti gli altri sport che noi seguiamo come sempre tutti i giorni su Biceglie Viva, per parlare di una manifestazione che si è svolta domenica al Palaflorio di Bari, il Trofeo Città di Bari organizzato dal CSEN provinciale, dal Centro Sportivo Educativo Nazionale della provincia di Bari. Una manifestazione di karate, si è trattato di una bella mattinata, una bella giornata, domenica 4 giugno, la partecipazione di oltre 300 atleti, come nell'articolo che abbiamo riportato, scritto dalla nostra collaboratrice Cinzia Montedoro. Hanno partecipato i piccoli atleti delle varie categorie giovanili di due società biceliesi, il gruppo sportivo Bersaglieri Fiamme Cremisi del maestro Francesco Simone e la SD Zanshin dell'insegnante tecnico Marino Tattoli. Si sono veramente ben distinti i ragazzi e le ragazze di queste due società. Il karate nel complesso, le arti marziali a Biceglie hanno un notevole bacino di praticanti e confermano, comunque portano buoni risultati, proprio a dimostrazione di quello che diciamo sempre: Biceglie è proprio una città plurale nello sport. Sì, assolutamente, noi siamo una città, una delle poche città secondo me che riesce a mettere insieme tante discipline, è davvero un mosaico di discipline, spaziamo dal tennis tavolo al karate, alla pallacanestro, il calcio che è la più classica, e contiamo tantissime squadre, dilettanti, professionisti adesso, giovanili, allievi, calcio a 5, calcio a 5 femminile, cioè di tutto di più. Abbiamo tante tante realtà. E sono tante realtà che si stanno distinguendo piano piano, stanno trovando la loro strada per emergere in un panorama nazionale che ci vede sempre più protagonisti. A proposito di panorama nazionale, piccola parentesi su Arcadia, che nel corso della giornata dello sport ha presentato tre nuove atlete che faranno parte del roster che sarà allenato da Daniele Spina. Ne scriveremo domani con maggiori dettagli e magari proveremo a riparlarne nella puntata di domani, naturalmente alle 20 con Terzo Tempo News, sempre in diretta Facebook. Un piccolo inciso sul sollevamento pesi, su Maurizio Caccialupi che si è imposto nella gara di Nola nel bench press, in una delle specialità del sollevamento pesi, con una bella alzata di 137,5 kg nella sua categoria senior 75 kg di fascia di peso. Maurizio Caccialupi è uno dei tanti atleti che si cimentano nel bodybuilding, nel sollevamento pesi e in questa serie di nobili discipline che hanno delle origini veramente antiche e che dà comunque lustro alla città di Biceglie. Trovate ovviamente l'articolo sul nostro sito. Domani, sempre su Biceglie Viva, ci saranno ulteriori approfondimenti sul ciclismo, sulla gara Varano Salis Bike Race che si è tenuta a Cerano in provincia di Brindisi. Ciclismo, sport che insomma hai praticato, Cristina, quindi conosci benissimo. C'è stata questa gara anche a livello giovanile, una bella vittoria per Ettore Lo Consolo della Ludo Bike, che ha dominato la gara degli esordienti secondo anno con 1 minuto e 36 secondi di vantaggio sul secondo classificato Thomas Di Tullio, tesserato per la Gaetano Cavallaro. Naturalmente che è un'altra squadra di Biceglie, certo. Cioè, quindi noi contiamo tre squadre di cui due di agonisti, cioè io non so se sì, insomma non ci possiamo sicuramente lamentare a Biceglie sotto il profilo della copertura di uno sport come il ciclismo. Domani racconteremo anche della piccola grande Aurora Pellegrini, questa ragazza del 2005 che si è ben comportata ai campionati italiani di aquathlon che si sono svolti domenica a Porto Sant'Elpidio, ha conquistato l'ottavo posto. Noi contiamo di averla come ospite la prossima settimana proprio all'interno del nostro contenitore Terzo Tempo News. Questo e altro troverete tra oggi e domani sul nostro sito. Leggeteci, condividete gli articoli, come sempre continuate a seguirci, ci piace tantissimo constatare che siete veramente in molti a leggerci sempre di più e questo non può che farci piacere. Per quanto riguarda il basket, vi avevo parlato ieri del campionato di Serie A2, c'era gara 4 tra
Fortitudo Bologna e Trieste, semifinale del campionato di A2 per andare in Serie A. Tra l'altro le partite di A2 sono coperte in questa stagione dalle telecronache di Sky Sport, quindi è nobilitato tantissimo il campionato principale organizzato dalla Lega Nazionale Pallacanestro. La Fortitudo Bologna è sul 2-2 con Trieste, ha vinto per 76-74. Andatevi a cercare il video del canestro realizzato da Candy, giocatore italiano della Fortitudo Bologna, che ha realizzato una tripla da 9 metri superando, scavalcando così con questo canestro la formazione triestina. Adesso c'è gara 5 in programma al Pala Trieste, che si preannuncia tutto esaurito. Si prevedono almeno 7.000 spettatori a Trieste per la quinta e decisiva partita di questa serie di semifinale tra Trieste e Fortitudo Bologna. Chi vince gioca con la Virtus Bologna per la promozione in Serie A. I fasti di un tempo che comunque riemergono, perché Trieste, sponsorizzata Stefanel, ha fatto tanti anni di Serie A1, quindi parliamo di piazze che sono abituate al grande basket. La finale scudetto invece sarà tutta nel Triveneto, tra Venezia e Trento. Trento si era qualificata vincendo con Milano 4-1, Venezia ha chiuso la serie con Avellino vincendo 4-2 al Pala del Mauro sul parquet irpino. Questo per quanto riguarda il basket e tutto quello che sta al di sopra, al vertice di un'attività che vede in Serie B seconda squadra pugliese, saldamente seconda forza del basket pugliese dopo Brindisi, che in Serie A i nostri Lions, che ovviamente ricaricheranno le pile per partire alla grande nel prossimo campionato di Serie B, sicuramente da protagonisti. Parliamo un po' di Valzer Panchine, torniamo al campionato di Serie C. Certo, se il Biceglie non ha scelto l'allenatore, non è che le altre società si siano proprio date un grande da fare. Infatti c'era l'accordo tra Cozza, Ciccio Cozza, che ha allenato la Siculo Leonzio, è stato protagonista anche a Biceglie della partita di Puscudetto. C'era questo accordo col Taranto, pare che però tutto sia ancora in stand-by, anche per un semplice motivo: i contratti, se scadono fino al 30 giugno, poi si possono firmare dei contratti nuovi soltanto dal 1 luglio, perciò ovviamente siamo in attesa. Lasciamo questi attesa. Ragazzi un po' di vacanza, ragazzi, società e tutti, diciamo che una settimana almeno di ferie, sì, io la concederei a tutti, anche a chi è stato retrocesso. Parliamo di chi è vicino a noi. La Fidelisandria non ha riconfermato Giancarlo Favarin, che quindi non guiderà la formazione federiciana. Si parla di Valeriano Loseto, ex calciatore del Bari, comunque un tecnico con una certa esperienza nelle categorie minori. Valeriano Loseto stava allenando la formazione Berretti della Fidelisandria, chissà se sarà lui l'allenatore della squadra del presidente Montemurro. Parentesi sulle giovanili: il Biceglie dovrà partecipare l'anno prossimo al campionato Berretti, che è abbastanza impegnativo, che è il corrispettivo di quella che è stata la Juniores per la formazione nell'Azzurra, e poi dovrà partecipare ai giovanissimi e agli allievi nazionali, quindi è di un certo rilievo l'obbligo che c'è sotto il profilo federale, anche sotto per quanto riguarda comunque l'attività giovanile. La Virtus Francavilla, si sa benissimo che Antonio Calabro non sarà l'allenatore della formazione messapica. Si parlava dell'Arezzo come approdo per mister Calabro, però tutto è ancora fermo. Tu l'avresti visto bene Calabro sulla panchina del Bari? Ma onestamente io non ho molta dimestichezza con gli allenatori, però probabilmente sulla panchina del Bari serve una persona di polso prima di tutto, perché comunque noi abbiamo visto quest'anno una squadra molto altalenante, una squadra che non ci dava una soluzione di continuità nei risultati, nelle prestazioni, quindi ci serve una persona che dia questa sensazione di sicurezza, che trasmetta questa sensazione di sicurezza alla squadra e di conseguenza agli altri. Probabilmente Calabro non è uno dei più adatti, però chi può dirlo? Chi lo sa? Intanto comunque si vocifera alla grande di Christian Bucchi, che potrebbe essere
il trainer bianco-rosso, proprio Enzo Tambora, oggi lo rinomino ancora, il caro Enzo Tambora, sulle colonne di Repubblica Bari, scriveva che la società e soprattutto il direttore sportivo Sogliano puntano a chiudere con il nuovo allenatore entro la fine della settimana. Vedremo quello che accadrà. Personalmente io penso che al Bari, prima ancora che un allenatore, serva una squadra, perché noi abbiamo visto quest'anno che il Bari è stato penalizzato molto dalla questione infermeria, cioè il Bari nelle ultime giornate aveva l'infermeria sovraffollata, giocatori fuori per somma di ammonizioni, per espulsioni, cioè il Bari ha dovuto schierare juniores in campo nelle ultime giornate, che molto spesso hanno giocato anche meglio dei titolari, e io questo ci tengo a sottolinearlo, io ho seguito gran parte della stagione del Bari e molti dei giovanissimi che sono stati schierati da Colantuono si sono ben comportati e spesso anche meglio dei titolari nell'ultima fase della stagione, e questo non ci deve lasciare indifferenti, perché vuol dire che i giocatori stessi erano demotivati. Invece l'obiettivo playoff è sempre stato alla portata e se lo sono lasciato sfuggire perché appunto non hanno avuto questa soluzione di continuità. Quindi io penso che prima ancora dell'allenatore al Bari serva una squadra che sia quadrata, che sappia stare in campo e che non si lasci demoralizzare dai risultati, perché... Assolutamente, assolutamente. Chissà cosa servirà a Lecce, che ha fallito per la, credo, quinta stagione consecutiva. Ormai non le conto più le stagioni consecutive di presenza del Lecce in Lega Pro. È proprio una piazza che non riesce a risalire la china. Nella prossima stagione abbiamo già parlato di Biceglie Lecce, di tutto quello che ne consegue questo grande derby. Siamo in fase di chiusura, ultime piccole chicche. A Messina non sarà più Cristiano Lucarelli l'allenatore della formazione peloritana. Monopoli ancora un punto interrogativo, perché non ci sono le prospettive per una conferma di Zanin, che ha chiuso il campionato. Zanin aveva cominciato la stagione nel Monopoli, poi era stato esonerato, era arrivato Bucaro, un ex calciatore tra l'altro del Foggia di Zeman, le cose non erano andate bene, è tornato Diego Zanin, il Monopoli è riuscito a conquistare la salvezza, ma l'impressione è che si ricomincerà da tutt'altro tipo di premesse per la nuova stagione. Tra l'altro il Monopoli deve ancora scegliere il direttore sportivo, uno tra Giulio Spadoni e Alfio Pelliccioni. Per quanto riguarda la Regina, abbiamo detto, non ci sarà più Karel Zeman sulla panchina della formazione granata. Tra qualche giorno, Cristina, si comincerà a discutere anche delle questioni economiche che riguardano l'iscrizione al campionato di Serie C, e vedremo se effettivamente ci saranno 60 società nel terzo torneo nazionale, perché c'era stata anche una ipotesi di bloccare gli eventuali ripescaggi, cosa che sicuramente non è molto piaciuta agli amici della Nocerina. Beh, certamente la Nocerina è arrivata a un passo praticamente, cioè la Nocerina ha superato il Trastevere nei playoff, quindi cioè, è stata una gran gara quella. Sarebbe una beffa probabilmente per la Nocerina poi non poter usufruire del ripescaggio. Però io sono dell'idea, ora, a prescindere da quello che è stato il risultato della gara tra Trastevere e Nocerina, io ritengo che però serva un attimo di stop, cioè dovremmo fermarci a riflettere, perché stavamo già parlando anche del campionato di Serie A, di Serie B. Il livello delle nostre squadre è notevolmente sceso negli ultimi anni, e l'evidenza l'abbiamo avuta con la Juve, che continua a stravincere i campionati perché appunto ha una squadra quadrata, una squadra che sa stare in campo, assolutamente, però poi in Europa non riesce a reggere la pressione. Quindi io penso che ci serva un attimo di riflessione, forse dovremmo alzare un attimo l'asticella del livello dei nostri campionati, tutti i nostri campionati, a partire appunto dalla Serie C, per riuscire a raggiungere dei risultati migliori anche fuori dal territorio nazionale, perché alla fine la beffa di Cardiff la ricordiamo ancora tutti. Quindi secondo me è necessario che magari agli amici della Nocerina non farà piacere, però forse bloccare i ripescaggi, cercare di
Riallineare il livello dei nostri campionati ai campionati esteri potrebbe esserci d'aiuto anche per magari risalire il ranking, perché noi nel ranking siamo parecchio indietro. E chissà, questi ragionamenti di vertice poi si delineano in quello che c'è sotto. La domanda che è giusto e lecito farsi, soprattutto io parto dalla considerazione di guardare il basket come mia disciplina di riferimento. La domanda sul calcio è semplice: l'Italia è un paese ancora in grado di reggere 100 società professionistiche con tutti gli oneri e gli onori del professionismo in questo momento nel calcio maschile? Questa è la vera domanda. Ora che il Biceglie è nel novero di quelle 100, e c'è qualcosa di più, probabilmente saranno 104, 102, adesso non mi viene bene in conto. Adesso che il Biceglie è tra quelle 100 società professionistiche, la questione si pone e bisognerà analizzarla. Questo sarà uno degli argomenti che tratteremo con delle personalità del calcio che seguono abitualmente la Lega Pro e anche il campionato di Serie B, che ascolteremo telefonicamente, che contatteremo per dare ai nostri telespettatori e comunque ai lettori di Biceglie Viva sempre una informazione quanto più larga possibile. Dobbiamo iniziare a ragionare di Serie C, dobbiamo iniziare ad ambientarci un po' tutti quanti in questa nuova realtà, perché il salto è notevole sotto molti punti di vista ed è bello, e anche bello sotto il profilo giornalistico comunque allacciare nuovi rapporti e discutere di questi argomenti che comunque sono importanti se si vuole mantenere il Biceglie dove è meritatamente e faticosamente arrivato dopo 19 anni di assenza da professionismo, tra l'altro in contesti completamente diversi. È tutto per questa puntata di Terzo Tempo News. Abbiamo mantenuto la promessa, siamo stati più brevi di ieri, torneremo domani a partire dalle ore 20, speriamo 19, minuto più minuto meno, speriamo di cominciare alle 19.45. vi ricordo, mettete mi piace sulla pagina di Terzo Tempo, seguiteci sempre su Biceglie Viva. Le nostre puntate vanno su YouTube, vengono caricate immediatamente su YouTube, quindi sono nuovamente disponibili, e seguite soprattutto gli articoli che noi produrremo in base a quanto accadrà nel corso della trasmissione. Siete stati tantissimi anche oggi, ci saranno puntate con molti ospiti, collegamenti telefonici, ci saranno degli ospiti anche qui di fronte a voi. Cercheremo di rendervi gradevole questa mezz'ora che trascorrete in nostra compagnia. Grazie a tutti sempre per il vostro calore e ci vediamo domani.